mattino fino al 1,5 metro raggiunto l'Alpe di Catenaia. Situazione difficile per tutta la giornata anche a Siena e provincia. Nel capoluogo scuole chiuse anche per la giornata di domani e via libera slitte e slittini nel magnifico scenario di Piazza del Campo. A preoccupare adesso sono il vento forte e le temperature in picchiata, con minime ben al di sotto dello zero e un picco per il prossimo fine settimana, con l'incubo del ghiaccio sulle strade già innevate della Toscana. Della protezione civile per portare viveri, farmaci e soprattutto un sorriso agli anziani isolati dalla neve. Vanificato gli sforzi fatti sinora dai soccorritori, critica la condizione della viabilità secondaria, ha retto bene invece la 3 Salerno-Reggio Calabria nel tratto lucano e polemica per l'interruzione delle tratte ferroviarie verso la Campania e la Puglia. Molti comuni sono ancora isolati e sono in arrivo dal Piemonte 10 gatti delle nevi che contribuiranno a portare soccorso in questi centri. Una nostra truppa è riuscita a raggiungere un comune, Forenza, isolato ormai da 5 giorni. Cinzia Grenci. Questa è la situazione lungo l'unica strada aperta per Forenza. È tutta innevata, ai bordi muri di ghiaccio alti anche 2 metri, un bianco accecante che fa perdere l'orientamento. Ci passano praticamente solo i mezzi della protezione civile e dell'esercito. Ci provano con fatica i camion dei rifornimenti alimentari che peraltro sono attesi con ansia in paese dove dopo 5 giorni di isolamento completo comincia a scarseggiare tutto. Andiamo a vedere il servizio di Roberta Mancinelli. Più di 5 centimetri l'ora è il ritmo a cui cade la neve da questa mattina. Lottano contro il tempo i mezzi al lavoro a Pescara, la più popolosa delle città d'Abruzzo, che oggi non sembra neanche una città di mare. La seconda grande nevicata del mese si deposita sugli accumuli dei giorni scorsi e crea un manto ghiacciato, spesso e impraticabile. Trasporti al minimo, fermo fino a domattina all'aeroporto d'Abruzzo, a scartamento ridotto i treni, sospesi i collegamenti da Sulmona per L'Aquila e Avezzano, mentre la bufera in corso su A24 e A25 non ha ancora portato alla chiusura. Sulle arterie di raccordo la polizia ferma i camion dal peso superiore alle 7 tonnellate e mezzo.